Sera buona ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita tra Rijeka-Napoli, finita con il risultato di 1-2 in favore del Napoli. E niente, come al solito, sarebbe la stessa intro cringissima, però è la prassi e bisogna procedere così. E niente, sono molto contento, godo, però allo stesso tempo bisogna fare una precisazione. Cioè, nel senso che bisogna fare un'analisi completa sulla prestazione. Perché, ok, è la vittoria, sono la felicità, e ok, fin qua ci siamo. Però, diciamo, bisogna essere modesti e obiettivi. E mo ci arriviamo. Prima passiamo delle cose felici. Perché il Napoli ha ottenuto una vittoria molto, molto importante. Dopo la sconfitta con Sassuolo, ci serviva una vittoria. Anche perché eravamo secondi, cioè ci serve una vittoria almeno per stare in corsa per la qualificazione sedicesimi di finale. Quindi una sconfitta o un pareggio sarebbe stato tremendo, perché diciamo eravamo costretti a vincere le ultime tre e sperare nei risultati negativi delle altre, ed è pericoloso. Invece con questa vittoria il Napoli già sta più tranquilla, non del tutto, ma sta più tranquilla. Per il momento è prima per differenza dei scontri diretti. Visto che si trova a pari punti con l'AZ e con la Real Sociedad, però il Napoli deve vincere almeno le altre, almeno 2 su 3, almeno questo, almeno abbiamo già la qualificazione in tasca. Però tornando alla partita, sì, molto contento, però contento per la vittoria in sé per sé, ma la prestazione non è stata del tutto convincente, soprattutto nel primo tempo. Il primo tempo del Napoli è stato veramente orribile, cioè io mi sono sfogato veramente male. Mi sono arrabbiato, cioè non ero triste, ma ero proprio arrabbiato, non infuriato, però comunque ero arrabbiato, diciamo che non ero a un livello di rage così alto, però sì, non ero per niente contento vista la prestazione che ha fatto il Napoli nel primo tempo, perché in attacco eravamo chiusi, bloccati, non riuscivamo a velocizzare la manovra, eravamo in preda alla paura, in preda al panico. Perché l'avversario con le ripartenze ci metteva, ci creava qualche grattacapo. Difatti in difesa sbandavamo. Cioè, su ogni pallone i difensori non ci capivano niente, sembravano avere la 104, con tutto il rispetto. Ma effettivamente era così nel primo tempo. Perché Koulibaly e Maximovic non ci capiscono niente. Che sul primo gol uno va a destra che quando gioca a sinistra, un altro va a sinistra quando gioca a destra. Cioè, non si è capito niente. Il centrocampo era pure senza filtro, con Lobotka e Dembe che non riuscivano a intercettare un pallone e si facevano sempre superare da un filtrante. Quindi a 30 metri tagliava in due il centrocampo praticamente. Il Napoli non riusciva a fare filtro al centrocampo. Questa è la dimostrazione. È la dimostrazione che anche se metti Dembe e Lobotka, che sono mediani e che in teoria dovrebbero essere questi i giocatori nel 4-3-1. In realtà il modulo purtroppo non è adatto ai giochi che abbiamo, perché è un modulo troppo offensivo. Il 4-3-3 è il modulo migliore, perché per quanto Dembélé e Lobotka possano fare copertura, giochi in inferiorità numerica, perché gli avversari solitamente hanno sempre il centrocampo a 3, quindi ti sovrastano e c'è sempre quell'uomo in più che è il pallone per attacco e il nostro centrocampo si ritrova con le pezze al culo. Quindi a mio parere è prendetela come con le pinze, con un'opinione, cioè chi è d'accordo e chi non è d'accordo, ma non fatela passare ovviamente come il sacro graal, come l'oro colato, quindi come un'opinione del grande maestro di calcio, ecco, del maestro intenditore. Comunque l'opinione di un tifoso. Secondo me il 4-3-3 è il modulo perfetto per il Napoli, per i giochi che abbiamo, perché dà equilibrio sia in difesa, sia a centrocampo che in attacco. Poi con i giochi che abbiamo, il 4-3-3 è un modulo che li esalta, anche se il 4-3-1 ultimamente non tanto, però comunque nel complesso i giocatori si trovano bene, anche se secondo me qualcosa va rivisto, viste le prestazioni che stiamo facendo. Infatti il primo tempo è stato disastroso, Demme che non verticalizzava, Petagna che era macchinoso, Elmas non dribblava mai, cioè vedevi giocare a volte non passano la palla, ci mettevano 3 anni, Lobotka che sbagliava un comune passaggio, Koulibaly e Maximovic che sbandavano ogni volta. Difatti il primo gol è arrivato a causa di un atteggiamento proprio
troppo attendista della nostra difesa, in particolare da Koulibaly e Marouane. Maximovic che si perde, il giocatore che ha fatto l'assist a Muric, che ha fatto un bel gol. Sono stati fortunati perché dopo il suo gol si è fatto male ed è uscito al 24esimo. Difatti, lui è stato sicuramente il migliore in campo, ha dimostrato essere un giocatore fortissimo. Vero, una partita è poco, però con la prima volta che ho visto nella mia vita su questo, di lui, mi ha impressionato parecchio. Però se nei primi 35 minuti abbiamo giocato una schifezza, una merda, il Napoli si è ripreso. Però non è stato certamente un Napoli spettacolare. Difatti il gol di Dembélé è un gol abbastanza fortuito, perché Elmas che non riesce a calciare, non riesce ad appoggiare il pallone, gli arriva a Mertens che fa un bel assist per Dembélé, che pure lui non è che la tira bene, gli arriva sui piedi, la butta in porta di potenza. Un gol da rapinatore per Dembélé, meno male, perché finire il primo tempo sotto di un gol sarebbe stato molto molto pericoloso, perché il Rijeka si sarebbe comunque abbassato in difesa nel secondo tempo e il Napoli avrebbe avuto più difficoltà a segnare. Invece con l'1-1 sul finire del primo tempo, questo ci ha dato una grande possibilità di giocare con più tranquillità e di non andare all'arrembaggio a segnare il 2-0, il 2-1 voglio dire. Cioè, nel senso, all'arrembaggio per segnare il gol della rimonta, ecco, per fare due gol nel secondo tempo, ma ciò non è avvenuto, perché con il gol di Dembélé al finale del primo tempo, il Napoli ce l'ho più tranquillo, e quindi aveva tutto il tempo per fare un gol, e ci è riuscito con l'autogol di Brandt, sul cross di Marouane, che fa una bella palla per Politano, che la prende di testa, la deviazione influisce positivamente, ovviamente, per noi, ed è entrata. Quindi sì, sono contento. Ovviamente Gattuso, su alcune cose non mi è piaciuto, perché secondo me quello che sta succedendo a Napoli, oltre ad essere un problema di modulo, perché se me Gattuso sta sbagliando col modulo, è anche un problema di mentalità, perché i giocatori che ce l'abbiamo sono forti e quando li vedo giocare così male, evidentemente è un problema di mentalità principalmente, oltre che un problema di tattico, ecco, legato al modulo, legato allo schieramento della formazione. E poi sì, comunque stavo dicendo, sì, non mi scordo pure che la Cagliarice, tanto perché non faccio una scaletta, questo è un problema. Comunque sì, Gattuso su alcune cose ha sbagliato, però evidentemente nel secondo tempo sul finire del primo tempo ha dato una strigliata ai giocatori e lì si è vista la differenza, perché nel secondo tempo il Napoli ha giocato, non dico alla grande, però è stato un Napoli diverso, un Napoli più veloce col possesso palla, qualche occasione più l'ha creata, anche se qualcosina ha sbagliato il Napoli, tipo qualche rimpallo troppo lo perde, qualche passaggio in più poteva anche evitare, i cross sono troppo lunghi, cioè i cross, il Napoli gioca molto sui cross, considera che aveva Petagna come punta, però li lasciamo lunghissimi, cioè Petagna non ha fatto un colpo di testa, non ha fatto uno in cross, questo perché i cross ci vanno di Lorenzo, sono tutti lunghi, cioè di Lorenzo non ce l'hanno fatto i cross, perché la fa, ne fa una chiavaca. A me ultimamente sta facendo una chiavaca. Invece Marouane e Goulam non ne fanno tanti cross, ma ne fanno buono. Goulam due cross al pennello proprio. Ma ce l'hanno fatta buone cross a Goulam. Pure Marouane ha fatto l'assist per il gol di Pelato gol. Quindi questo dimostra come sono giocatori che il cross ce l'hanno il piede per calciare. Se faccio una valutazione dei singoli giocatori, Meret sufficiente. Non è mai stato impegnato. Il gol è abbastanza incolpevole, anche se mi aspettavo una reazione. Però Meret, diciamo, non ha né fatto schifo né benissimo sufficiente. Maximovic non mi è piaciuto. Sul primo gol ha parecchia responsabilità, perché praticamente si lascia, diciamo, alla testa tra le nuvole, quindi è meglio non sorvolare. Koulibaly invece nel primo tempo ha giocato anche lui un po' malino, ma poi si è ripreso parecchio. Infatti anche metto su che comunque il Napoli riusciva a dare sicurezza al reparto difensivo, qualche contrasto l'ha fatto. Quindi non si può accettare di Koulibaly per giornare, anzi un 6 e mezzo se lo merita. Di Lorenzo non benissimo, tra il 5 e mezzo e il 6, non una grande partita la sua. Mentre Marouane mi è piaciuto. È vero che comunque nei primi minuti sulla sua fascia attaccava il Rijeka ed il gol è arrivato da una ripartenza più in quella posizione. Però Marouane comunque nel secondo tempo è migliorato e poi è con il suo cross e poi Napoli riuscì a segnare gol del 2-1. Sicuramente il maestro mi piace molto di più. Anche Goulam ha giocato una buona partita, ha fatto due cross interessantissimi. Nel centrocampo non tanto bene Lobotka,
Infatti il primo tempo è stato forse il peggiore in campo. Il secondo tempo è leggermente migliorato. Almeno non ha fatto quel possesso sterile, passaggi all'indietro e passaggi sbagliati. Ma il 5 e mezzo. Dembe ha giocato una buona partita. A parte per il gol si è fatto vedere tantissimo. Cioè in fase di impostazione ha dato supporto agli esterni e alla punta. È stato molto utile Dembe. Finalmente si è rivisto il Dembe che da un po' mancava, veramente. Un centrocampo a tre, Luca, lui Bakayoko e Fabian Ruiz non mi dispiacerebbe, sinceramente. Non mi dispiacerebbe. Bakayoko dietro e Dembe e Fabiano mezzali. Zielinski non do voto, a parte il tiro scivolato non è che ha fatto chissà che. Fabiano non do voto perché non ha inciso. Poi ci sta più Elmas, non mi è piaciuto tanto. Si vede che come esterno nel suo ruolo non è al top della forma. È un buon giocatore, ma come esterno non è ancora, non è il massimo. Meglio, cioè, meglio centrale, secondo me. Insigne, buona partita. Non è stato, ovviamente Insigne si è fatto vedere poco, però ha giocato bene. Lozano pure. Diciamo, nei cambi, a parte Goulam, si sono visti poco. Mertens non è stata la miglior prestazione, però sicuramente ha giocato meglio rispetto a contro il Sassuolo. Comunque ha fatto l'assist per Demme. Mentre Pedagna mi piacciono molto poco. Cioè, non è l'unico stato da 5, da 4, però insufficiente. Non grave, ma comunque insufficiente, visto che molto macchinoso, legnoso. Diciamo che mi aspettavo di meglio, però è comunque il panchinaro. Cioè, me la prenderei più Osimhen se fa partite così, ma non con Pedagna che è il panchinaro. Cioè, Pedagna, diciamo che mi aspetto che faccia bene non tutte le partite, però per un titolare me l'aspetto sempre che faccia bene, per un panchinaro un discorso è diverso, ecco. E niente, questo video finisce qua, ci vediamo domenica per il post partita con il Bologna, speriamo di vincere, almeno in campionato ci portiamo tra le prime posizioni. E niente, sera buona ragazzi. Aspettiamo 12 minuti.